Carissimi telespettatori, cari amici di Rete 55, buona settimana, buona serata a tutti. Ecco, oggi continuiamo la nostra riflessione sugli Atti degli Apostoli. Ormai stiamo sempre più delineandoli verso la fine, verso la conclusione. Ora, è evidente che negli Atti c'è una storia, è la storia della prima Chiesa, e in particolare di due apostoli. La prima parte abbiamo visto gli Atti di Pietro, la seconda stiamo giustamente analizzando gli Atti di Paolo. Paolo è colui che si prende cura delle varie chiese, delle varie comunità. E attraverso Paolo è il Signore che si prende cura dei suoi figli. E quando qui si parla, nella lettura di oggi, se andate a prenderla dagli Atti degli Apostoli, capitolo 28, versetti 1-10, viene detto chiaramente che l'Apostolo va a Malta. Aveva subito un naufragio la sua nave, aveva avuto una grossa difficoltà e non aveva potuto attraccare in un modo, potremmo dire, sicuro. Ma come diceva giustamente l'Apostolo, nessuno andrà a perdersi, perché dovete avere fiducia nel Signore. E così avviene. L'Apostolo sapeva leggere anche nei segni dei tempi, sapeva prevenire e prevedere anche il futuro immediato. Però qui c'è una difficoltà. E Paolo, quando arriva, addirittura, dicete la lettura, una vipera gli salta addosso, quant'altro prende un po' di riscaldamento al tempo, non c'era calorifero, si scaldava attorno al fuoco, esce una vipera, lo morsica, e tutti dicono, chissà cosa ha fatto di male quello, guarda il Signore, lo colpisce anche attraverso una serpe, ma il buon Paolo prende la vipera, la scuote, la rimette nel fuoco, e non gli succede nulla. E allora capiscono che dietro a quest'uomo c'è qualcosa di straordinario. E anche a Malta, Paolo compie quella che noi abbiamo visto tante volte, la sua opera di evangelizzatore, anzi, di operatore di bene, perché, come dice bene la pagina, avvenne che portarono molti malati colpiti da febbri e il buon Paolo, il senso di una chiesa. Questo è prezioso, abbiamo detto tante volte, ma è bello ribadirlo, che si prende sempre cura dei più deboli. Non va Paolo a cercare alleanze coi forti, non va a cercarsi una posizione, e si mette nell'ultimo posto per servire i più deboli. Questo è un insegnamento forte per noi, per la Chiesa, per tutti i tempi. Ed è vero, anche noi l'abbiamo detto più di una volta, no? Ogni situazione deve essere per noi una rivelazione della cura di Dio per i suoi figli, a volte con il nostro umile servizio. Quando facciamo qualcosa di bene, quando aiutiamo qualcuno in tante maniere, guardate che l'aiuto non è soltanto lenire le gravi sofferenze, pensate a questi giorni di solitudine. Quanto è emersa la solitudine nelle nostre parrocchie, c'è gente che ci scrive, piccolo campionario la parrocchia, c'è gente che ci telefona, a volte c'è solo bisogno di parlare, non sempre abbiamo neanche il tempo, anch'io che ve lo dico, a volte non c'è la disponibilità interiore, però ci deve essere un desiderio. Qual è? Prenderci cura degli altri, a nome del Signore. Tutti siamo chiamati a questa vocazione, che è una vocazione che ha un nome solo, l'amore, declinato in tanti modi, ma capaci di amare le persone con cui viviamo, accettarle, condividere con loro, aiutarle, metterci a loro servizio con grande spirito di disponibilità, con slancio e voglia interiore. E questo è un insegnamento grande, lo stesso Apostolo ce lo vuole dare, ce lo consegna, lui lì a Malta che deve restare lì a svernare perché la nave si era distrutta, erano stati, come si suol dire, soccorsi dagli abitanti locali, e il buon Paolo dice, io sono qui a vostro servizio. È bello che neanche nella nostra famiglia, nella società, ci sia disponibilità a servire, non a pretendere, non a sfruttare, non a cercare una posizione, ma a metterci in posizione. Guai se la Chiesa non educa a servire, non educa a stare dalla parte degli ultimi. Ed è la Chiesa di cui tanto parla il nostro Papa Francesco, che in queste settimane ci ha dato tanto insegnamento con le sue messe, che le trasmesse in streaming,
ha sempre voluto mettere l'accento su che cosa? Sulla gente che serve. Un giorno pregava per gli infermieri, per i farmacisti, per i medici, per chi assiste i malati da volontario, un altro giorno per chi opera da casa, per chi si dà da fare con i più piccoli. Cioè servire vuol dire davvero per un cristiano realizzare se stesso. Grazie di questo ascolto, cari amici. Buona serata, e buon cammino a tutti.